così si complica tutto un po' di più. Io vi risparmierei veramente tanto queste parole finali, perché ci stanno quelle più importanti della benedizione. E chiediamo come dono prezioso al Signore, si pulisce di averla ottenuta. Due richieste. La prima, che il Vescovo ci consegni entro stasera il testo dell'omelia, perché il nostro programma di fatica quotidiana per il bene di questa comunità e di questa città qui alla fine. Poi anche a chi ha parlato, a chi ha prestato la voce a nome della comunità, il testo, un po' riletto e corretto. Da lei passiamo subito al tu, perché mi sembra che un padre è già una parola grossa, un fratello è già meno impegnativo, un amico che mi sembra che già partiamo bene, si debba dare del tu. Cosa dire? In tempi non sospetti, esattamente il 16 luglio scorso, sono entrato in questa chiesa per celebrare un matrimonio di due carissimi amici. Sono andato a salutare Donaldo nel suo ufficio e gli ho detto: Donaldo, sono entrato in chiesa, ma come fai a celebrare in questa chiesa immensa? E lui mi ha guardato, perché mi conosce sin dalla mia adolescenza, mi ha guardato e con un sorriso, il suo solito, mi ha detto: ma poi ti abitui, non ti preoccupare. Io non credo che lui sapesse ancora che insomma ci saremmo rivisti qui questa sera. E allora, come rimanere davanti a questa grandezza architettonica? L'aiuto ce lo dà la grandezza architettonica, perché possiamo solo rimanere piccoli. Non possiamo montarci la testa, perché non è il caso e non è l'ambiente. Non possiamo nemmeno dire: mamma mia, non è una montagna da scalare, è un grandissimo greco. In questi giorni mi è venuta in mente un'immagine, accanto alla grandezza di questa chiesa, ma anche alla maternità della chiesa, l'immagine di una barca di Pietro. Mi veniva in mente di dire stasera: benvenuti sulla barca di Pietro a tutti quanti, perché la navigazione continua. Poi per me, estremamente appassionato di mare, soprattutto di apnea subacquea, avere come timoniere il pescatore di Galilea non è un traguardo, ma una grandissima soddisfazione. E quindi avere un pescatore, San Pietro, e poi un maestro eloquente come San Paolo, con i quali non voglio per niente misurarmi, ma dei quali mi fido, perché hanno saputo a costo della vita seguire il Signore, mi pare che siamo veramente in buona compagnia. Come vengo qui a Galatina e soprattutto nella Chiesa Madre? Vengo accompagnato. La strada è stata preparata dalla preghiera di questa comunità, che è il cuore della cittadina di Galatina. Vengo accompagnato dal Vescovo Donato, il nostro carissimo arcivescovo. Vengo accompagnato, non è una nota sentimentale questa, dalla comunità di Strenatia, qui molto ben rappresentata, e da quella di Martignano, che è, nonostante appena i due anni utili condivisi contemporaneamente in tutte e due le comunità, e anche qui altrettanto ben rappresentata. I miei due segni particolari li ho scelti perché mi appartengono. Vengo qui a mani vuote e a piedi nudi. A mani vuote per poterle stringere senza nascondere niente, senza nascondere ambiguità, senza nascondere niente, perché niente mi si è attaccato alle mani. E in questi quasi 25 anni di sacerdozio. E poi a piedi nudi, che sono piedi che vogliono camminare, perché sono i piedi come quelli di Mosè davanti al momento ardente, per contemplare la santità di una terra, che è anche quella di questa comunità, quella di questa cittadina, davanti al momento. Senza chiedere nulla, perché è Lui che chiede a noi sempre l'essenziale. Qui sono i piedi nudi dei discepoli durante la lavanda dei piedi, e non è un privilegio quello del Maestro, una lezione di vita, per cui vi ho dato solo l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Visto che siamo tutti discepoli dell'unico Maestro che è Gesù, i piedi nudi mi sembravano, come dire, un'immagine evangelica che non andrebbe nemmeno troppo spiegata. Ma poi sono anche i piedi nudi di Gesù crocifisso, ma anche già immediatamente di Gesù risorto.
Allora questi due segni particolari possono caratterizzare la mia presenza discreta, mi accorgerete, semplice, fraterna, speriamo continua in mezzo a voi, come ho sempre fatto. Poi se volete sapere qualcosa di più su di me, approfittatevi di questa sera, dei presenti che provengono da Stellatia e da Martigliano, ma non credetemi troppo, perché usano parole troppo buone con me, come ultimamente è stata fatta per la televisione. L'ultima cosa è il saluto a tutto Petrino e tutto Paolino. Un po' per curiosità, dico entro stasera, entro nei prossimi giorni, andate a rileggere gli inizi delle lettere di Pietro e di Paolo, hanno tutti lo stesso inizio, più o meno simile. Grazie a voi e pace da Dio in abbondanza. Così sia.